pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, la hit di oggi ci farà decisamente ballare, o almeno virtualmente, perché si tratta di un brano dance ritmato che ha in effetti fatto ballare in molti in passato e precisamente nel 1984, ovvero l'anno in cui Matt Bianco cantavano Sneaking Out the Back Door, un brano uscito dunque un anno dopo la formazione della band, che però dopo i primi due album rimase un duo composto dal cantante Mark Reilly e dal musicista Mark Fisher. È stato comunque uno dei gruppi o protagonisti degli anni 80, specie in Gran Bretagna, e poi in America verso la fine degli anni 90, che ha ottenuto però successo anche in Asia, in particolare in Giappone negli anni 90. A caratterizzare la loro musica, così come il brano protagonista di oggi, è una sonorità jazz, resa molto popolare e mescolata in modo sapiente con il pop vero e proprio e il soul, il tutto con suoni anche più tipicamente elettronici degli anni 80. Per questo motivo i Matt Bianco sono considerati dei cosiddetti sofisti pop, insieme ad altri esempi analoghi. In molti nel corso degli anni si sono chiesti perché il gruppo o duo avesse scelto un nome singolo, come se l'artista fosse uno solo. In effetti il leader viene considerato il cantante Reilly, l'unico a non cambiare nella formazione che ha subito qualche modifica, ma a spiegare il senso di quel nome, totalmente di fantasia, è la biografia dei Matt Bianco, in cui si spiega che l'obiettivo era quello di evocare una spia, un agente segreto, perché, si legge, eravamo amanti del genere spy story televisivo. Un'altra caratteristica è poi il fatto che il loro jazz ha un che di latino che si riconosce benissimo in una canzone come Sneaking Out the Back Door. In ogni caso piace e molto, come dimostra l'immediato successo della band con due dischi d'oro e uno di platino conquistati quasi subito. Nel corso degli anni però si assiste a un'evoluzione dello stile, specie quando i Matt Bianco diventano un duo con un cambio di formazione e senza più la cantante solista, sostituita di volta in volta da turniste. I suoni diventano più elettronici per la maggior presenza del sintetizzatore. Il duo si avvale comunque di musicisti, specie per le tournée, come quando arrivano a salire sul palco a fine anni 80 in ben 13 elementi. I tempi sono maturi per lo sbarco in America e anche qui i riscontri sono altissimi. Dopo questo apice, il successo inizia però a diminuire e il duo si affida tra l'altro a etichette indipendenti, uscendo dalle major di grande distribuzione. Nel 2004 e dopo 20 anni, la prima e unica reunion del trio originario per un album che vuole ricordare le sonorità di quello di debutto del 1984. Le strade dei componenti tornano poi a dividersi nuovamente.